depressiva perché turbato da sogni alquanto strani. Nicolas è un musicista stimato nella sua città. Insegna presso il Superior College of Music di Metropolis. Da circa 2 mesi è in cura presso l'ipnoterapeuta Sergio Guarente, che lo sta seguendo in sedute di ipnosi regressiva. Sergio, 5 mesi. 5 mesi che non vedo altro che quel volto. Non ce la faccio più. Aiutami. Nicolas, dimmi, che cosa raccontano i tuoi sogni? I miei sogni mi tormentano, vedo immagini che mi spaventano, che non riesco a interpretare. Nicolas, ricorda, io non sono qui per consolarti o rassicurarti, ma per accompagnarti verso te stesso. Bisogna perdersi per ritrovarsi. Che cosa intendi dire? Qualcuno ha scritto che la natura delle cose va ricercata nel loro nascimento. Qualcun altro ha detto conosci te stesso. Quindi bisogna tornare alle origini per ritrovare se stessi. E io in questo posso aiutarti. E come? Dimmi, Nicolas, quali immagini ricorrono con maggiore frequenza nei tuoi sogni? Nei miei sogni c'è l'immagine ricorrente di una donna. Allora, Nicolas, pensa che questa immagine ti riporti alla madre. Ma la madre ti riporta alla madre terra, quindi all'origine del tutto. Perché i simboli che abitano la nostra mente appartengono all'immaginario universale, agli archetipi che ci accomunano e riguardano l'intera umanità. Sì, ma che ci faccio con questa consapevolezza? Pensaci, Nicolas. La terra è madre. La madre è terra. Il dolce profumo del muschio che emana la terra ti dona la leggerezza di essere unito al tutto, da cui tutto nasce. Nicolas, non ti accontentare della superficie, ma richiedi sempre a te stesso la profondità, perché nella profondità, anche se faticosa, puoi intravedere la pacificazione con te stesso e con il tutto. Allora, devo cercare la pace. A mio avviso sì. La calma fermezza della terra, della madre terra, ti ancora alla vita e ti aiuta a dipanare il tuo filo. Non sussultare,
ma ascolta il principio. Lasciati cullare dal ritmo senza tempo del respiro della terra. Sergio, ci tengo a dirti che questa sarà la mia ultima volta, la mia ultima seduta. Sono così scosso, così scocciato che non me la sento di andare avanti. Credevo che arrivare sino in fondo a questa situazione avrebbe finalmente estinto la mia sede di verità, ma non è così. È come se il suo dolore, il dolore di lei, fosse mio. Spero che tu comprenda le mie parole. Sei un amico, il mio ipnoterapeuta, confessore di questa storia pazzesca. Perdona il mio sfogo. Nicolas, non ti preoccupare. Come ti ho detto, io sono qui per aiutarti. Adesso, prova a chiudere. Respira lentamente e profondamente. Ti sentirai sempre più calmo e sempre più rilassato. Sempre più calmo, sempre più rilassato. Adesso vedrai una grande luce bianca sopra di te. Cerca di focalizzarla e lasciala scorrere dentro di te, lentamente e profondamente. Ora conterò da 10 a 1. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Se tu lo volessi potresti aprire gli occhi, ma non te lo consiglio. 1. Thank you.
Il dormiente